di San Benigno si divide in quattro parti, che sono i quattro borghi. Ultimamente stanno avendo una ripresa associativa notevole, ognuno fa la sua festa. Poi c'è stato il Palio dei Borghi, poi partecipano alle iniziative dei presepi nelle cappelle dei borghi. Insomma, è un momento veramente di sviluppo per queste quattro realtà. Il borgo centrale, il più piccolo ma il più antico, diciamo così, è la Drinta. Ha come simbolo la torre che chiude il ricetto e difatti questo ha detto il più piccolo perché si trova in questa parte. Poi c'è il borgo San Nicolao, si trova nella parte est ed è quello che si chiama il borgo dei pescatori. Difatti il suo simbolo è il pesce perché era il paese centrale, il paese non era nato attorno all'abbazia, il paese era nato attorno alla chiesa di San Nicolao ed era il borgo dei pescatori. C'è una curiosa tradizione che alla sera, quando avevano finito di vendere il pesce pescato, quello che avanzava andavano sotto i caratteristici carril, che sono due specie di portoni vuoti ad arco, dentro cui entravano coi carretti e tutto il pesce che avanzava veniva distribuito a chi ne aveva bisogno. Terzo borgo è quello di San Sebastiano, si trova nella parte ovest ed ha come simbolo il mulino, perché qui a San Benigno c'erano due mulini, il più vecchio, oramai purtroppo decadente, ma veramente bello, e poi quello privato che fino a qualche anno fa era ancora in funzione. Veniamo al borgo nord, che è quello di San Grato. Si trova sulla via che proviene dalle Gallie e ha un curioso porticato davanti. Serviva come riparo notturno ai viandanti. Di notte, se qualcuno si trovava per strada e non sapeva dove andare a ripararsi, poteva entrare in quel porticato e passare lì la notte. Il simbolo di San Grato è curiosissimo, è il gugetto, la toppa della chiave, perché una tradizione dice che gli abitanti di San Grato sono estremamente curiosi e pettegoli, perché guardano dal buco della serratura cosa capita, cosa fanno coloro che passano e poi spettegolano in giro. Di qui è venuto fuori il simbolo del suo borgo, che oltretutto esiste anche come casa. C'è difatti all'incrocio tra via Regina e via Trieste una casa curiosissima, mai nessuno lo nota ma bisognerebbe notarla, è proprio una faccia. C'è il portone ad arco che è la bocca, c'è una finestra che fa da naso, ci sono due finestrelle che fanno da occhi e addirittura c'è il tetto spiovente che sembra una frangia. Questi borghi chiudevano il paese. Provate a entrare da San Grato, da San Sebastiano, da San Nicolao, trovate delle strettoie, perché una volta, quando San Benigno era uno stato indipendente e lui era la capitale di questo stato, che era San Benigno, Lombardore, Ferrette e Montanaro, qui chi entrava in paese doveva fermarsi perché in quei tre punti stretti c'era la dogana.